Di Pikachu? Sì. Ah, dobbiamo fare la side event di Pokémon prima o poi. Ci giocheremmo in tre, io non sono incluso. Ah, ecco, l'argomento Pokémon devo parlare per mezz'ora. Ecco. L'ho giocato un po', molto. Buongiorno, bello dato. L'ho giocato, io l'ho giocato pochissimo, giocavo un po' nero, ma... Faceva così che c'era più ridere, era Pikachu che aveva l'intero moveset di Heihachi. Non ce l'ho neanche provato, avevano messo l'intero moveset di Heihachi. Io non lo sapevo, ma ho visto un video scritto tipo tutte le mosse reference di Tekken su Pokémon. Sì, è l'intero moveset di Pikachu. Tutto diciamo, oltre l'intero moveset, tutto per fare diciamo, una mossa che... Sì, sì, bene male sì. Però il gioco in per sé è tipo una cavolata. Quel gioco lì ha avuto il problema che l'hanno messo in due parti. C'era la parte in 3D che era un abominio. Se mettevano solo la parte in 2D, quel gioco era stra divertente. Per fare scombare la roba in 3D era divertentissimo. È vero. Ma devo farlo io, cazzo, cosa? Abbiamo quattro. No, dico, ci abbiamo quattro tiro in giro. Cos'è che devo metterti? I risultati, faccio io sono. Ok, i risultati, vai. Sorapen. Sì. 2-0, giusto? Sì. Ok. Mimin e Bora. Min Bora. Min. Azzi. Dai. Oh. No, sì. Sempre da. Ok, siamo. Tanto nel frattempo. Dato che c'è questo scambio di cose da 3D a 2D, le battaglie sono sempre così, inizia con neutro, no? Chi si colpisce per prima, poi c'è tipo il faccio la combo, cambio in 3D, li cade per terra, aspetta che si alza e adesso decide cosa sta facendo, tipo o si alza oppure fa. Sì, sì, era. E va, e continua. Era un loop stupido e se non essere messo la parte in 3D era molto meglio. Perché è rallentato un sacco il gioco che era abbastanza veloce per essere pericolo tecnico. Però resterà sempre che ti piace fare le leg che mi faccio, non ce la posso fare. Allora, vado. Ma è rimasto contro Bardotto, adesso free, round 3, mille. Vai paga, dichiara signor Sergio. Sì, è Winner Gun Fragger. Momento Brain Pad. Vai, cara. C'è il signor Sergio. Ah, vai, Pac-Man. La Pac-Man? Ok. Ma so. Il signor Sergio che fa il suo perché. In 7. Quindi abbiamo Pac-Man Hero. Stacci. Abbastanza esotico come chat, non mi tiro. Dico che non ho mai capito che anche tipo dovrebbe coprire tipo una montagna di minchiate buttate giù così funziona. Che tipo di rushdown, un po' una montagna di cazzate buttate insieme. Ho detto sì, è bello. Effettivamente è divertentissimo. E vabbè. Per questo matchup io dico tipo che Hero è molto da mangiare. Cioè, paradosso come tutte le robe, Hero fa bounce, ma cosa fa? Se riesce a beccare bounce sì, è abbastanza difficile perché senza avere la bounce, mentre paradosso fa tipo carica, fa le robe così, Hero può potenziarsi al massimo, cioè a gratis. Sì, primo sa fortuna, secondo il problema è Pac-Man ha un frindata dalla Madonna. Ok, se paradosso tipo se la gioca bene va tipo. Sì, quando c'è bounce deve giocare lì per aggressivo. Perché penso che il mazzo è una cosa che tra le prime cose che farà sarà cercare bounce perché dice ah sì, mi piace anche a me avere la campana. Aspetta che. Siamo in un po' posto. Ah, Winner Pet? Non è posto. Aspetta. Ah, devo controllare. Sì, sì, è best of predator. Ok. Fior d'Aliso. Ah, c'è anche Alice in chat. Ciao Alice, guarda, sono famoso. Siamo famosi. Siamo in casa. Sono su internet. Meno decisamente perché non c'era nessuno di rimasto. È venuto lì Yagli decisamente lì. Sei disposto a castare? 3, 2, 1.
qua. Ah, non c'è una transizione. Questo è Town of Smash o non mi ricordo. Ok. Non è vero, Town. È Town, ok. È il centro commerciale. Ah! Eccolo. Guarda come gli sgombo in testa. È già partito incazzatissimo. Adesso sì, adesso non vuole più lasciare fare niente. Invece di fare la slump di aspettare che finisce il bounce. Sì, è. Mi è accelerato. Fireball. La Fireball lì è criminale, è velocissima e ti manda in inizio lunghissimo. È tipo Fire Raga, però non puoi scegliere il concetto. Non puoi scegliere quanto farlo. Se non ricordo male, è sì, nei i missili prima quando rimbalzo, dovrebbe essere un missile. Non mi sono incazzatissimo, è un po' fatto. Ma è incazzatissimo, aiuto! Lui ha detto, la mia mossa più veloce è primo, tante le userò tutte. Cosa? Non lo so. Stai di no, non fare più con di solamente io guarda, pensavo tipo volevo stare in una paura assoluta non pensavo perché solamente tipo è andato a fare la stampa sì però al contrario ho visto che lo batte di tutto è vero che sta facendo la stampa l'unica roba è sì perché io ho un po' un bel un gran buon rendimento ma ho un grande rendimento la mossa di ok dalla vita la vita ma non la riequilibra il Galaga non l'ho visto ok c'è ancora Pacman si è caricato il Galgan anche no aspetta Galgan non no non si fa no non credo abbia caricato il Galgan credo è rimasto su Steve oh no down smash di Lilo ti quasi uccide quella è la cosa più strana la scende il giorno ah, finito poco dopo. Penso che sì, penso che si aspettava di 5 al momento. Sono sicuro che sia una grave. Sono sicuro che li vedi in panica. Sono avanti dentro per Motion City. E fatto così. Mi ha mangiato il tuo Psyca. Grazie di cosa. Pac-Man 105 anni. Sì, è un colpo della morte. Aia. Aia, inizia. No, va droppato. Sai come non mi hai aiutato? Non è io, però ti dico. No, ok. Lo conosco. Ma chi è che sei io? Sì, sì, mi strano in sto mondo, penso. Ma no, la... sì, la... mi trovo così. E non ne ha detto niente, saluta... mi saluto che torno a lavorare. Ma stai, c'hai scritto mentre lavoravi. Aiuto. Ma cosa fai a lavorare? Ma quattro, sto aspettando un po'. Anche io devo vedere se ci voglio mettere pause. Continua a avere pause. Continua a avere pause, sì, la... va bene. Ha tanta schiva. Pause è accelerato. Madonna di pacco che ammazza. Ok, ok. Fai la cosa io. Non ho fatto kamikaze, no balls. Ma si può caricare e muore. Non è il fatto di vincere, è il fatto di mandare un messaggio. Lo stavo aspettando anch'io, speravo tantissimo. Ok, ok. Ma che cazzo vuol dire? Ok, farò sul tristinto. No. Forse mi come non clippare quella non quella da un e il fatto è che però forse fa spavento tantissimo è attivo un sacco e è sei il gigante che dice che sì è rollback app smash funziona sempre. Sempre con online. Sì, è. Non
semi offline. Se poi ti fai roll behind deathmatch e stai molto zitto. Ah, vabbè, allora 1-0 per Matt. Io prevedo un cambio da parte di Farah. Sai che non c'è, mi aiuta da meglio. Mi trovo anche lui a mosse che siano tanto all'inizio, sono moderatamente lente e ha un Earthbox skin troppo grande, può fare le combo che vuole. Ma più altro poi la mentalità. Se cambio personaggio, cambio tutto il gioco. Guarda, quando iniziato a giocare, ha già cambiato. Quando è stato giocare di Cibo, lo stava devastando. Sì. Cioè, c'è stato il momento alla fine in cui è riuscito a fare i due danni, ti fa ripare che però sul 35 fa un 60% di un cazzo di niente. Guardate che usa l'altra skin però. Odio sto skin, ok. Non piace. No, io uso la 4 perché c'è il cricetto. Quello però mi fa strano vedere con il gioco di perché che forma della testa alta la sinistra non funzionano i capelli. Un'altra regione che non sì, boh, è strano proprio. Ok, ho giocato molto più simile, cioè mappe che sta giocando molto più simile. Non è morto per miracolo, però va bene. Piede. Accelerato, side-up. Guarda che non ammazzerebbe così. Oh, nevermind. Ah, questa è la famosa Caster Curse. Non mi sa che non ammazzerebbe, molto bene. Ok, ok. Solo in accelerato credo perché è abbastanza heavy. Oddio. Sì, sì, sì. La roba fa malissimo. Guardata. E poi si è fatta testa bagnata. Sì, puoi anche avere un effetto, ma se muori a 7 da una jab di Mario. Sì, sì, sì. Bounce. Meno utile in chat rispetto che contro Pac-Man, però Shadow Ball è una gran parte degli impegni di tutti. Piede! Ha ammazzato il piede! Beh, deve essere la per forza la perfezione del gioco. È letteralmente io che fa una spaccata e ti tira un calcetto e non fa un cazzo di male se non sei strabappato. Bellissimo. Diciamo che quello di Little Net è tipo. Non è vero perché era una porta. Sì, esatto, non li calcolo perché. Minchia, se non c'era la perfezione di Net. Oh no! Lo manca. Ok. 1-1. Allora, c'è da dire, lo slowdown lì generalmente si muori. In compenso ti allunga anche l'invincibilità del torno. Eh sì. E siccome ci metti più recuperare si chiama l'invincibilità. Ok, ok. Era meglio un vabbè, buono per il matto. Non è stata molto molto vicina. Guardate come iniziare, è stata molto vicina. Allora, questa è le palle piccoline. Pierre, ma quanto stai nevando? Allora, la questione delle palette piccoline è che